Vuole che le faccia un assegno? Se preferisce può anche fare un bonifico bancario. Le presento il mio artista. Manuel, l'avvocato Lessing. Susanna. Buongiorno. Salve. Ho sentito parlare di lei. Petra le ha raccontato dei miei misfatti. Mi ha solo detto che prima di arrivare a dipingere su tela, lei lavorava per strada e faceva graffiti. E adesso sono un abitué dei salotti. Ma nel suo lavoro c'è ancora una forza selvaggia. Grazie. Potrebbe mandarmi questo quadro a questo indirizzo? Certo, domani. Ho parlato con il gallerista di Londra. Non è ancora convinto al 100%, ma credo proprio che accetterà di presentare la mostra. Davvero? Mm-hmm. Sarebbe la ribalta internazionale. Sì? Cosa c'è? Va bene. A fra poco. Devo allontanarmi un istante. Cosa c'è di tanto importante da farti andare via la sera del vernissaggio? Sono affari miei, d'accordo? È ovvio che sono affari tuoi, ma... Niente ma. Non ho mai sopportato di essere controllato, chiaro? Nessuno ti vuole controllare, chiaro? Ora che la tua mostra ha avuto tanto successo, possiamo squagliarcela. Sì, in teoria sì. Ho cercato anche dei voli economici. Davvero? Non si può fare così in fretta. Perché no? Non posso fare questo a Petra. E cosa c'entra Petra con noi? È poco carino, non credi? Credevo che il rapporto con la tua gallerista fosse d'affari. Infatti è così. Stiamo organizzando una mostra a Londra. E allora? E poi c'è anche mio fratello. Non usare tuo fratello come scusa adesso. Che cosa c'è veramente tra Petra e te? Lo chiariamo un'altra volta. No, lo chiariamo adesso. Richard, mi aspetta. Cosa? Ciao. Non puoi mica mollarmi così! Non puoi mica mollarmi in mezzo alla strada! Puoi rispondermi! Manuel! Sei uno schifoso vigliacco! Ti sei fatto comprare un'altra volta! Bastardo! Cosa hai fatto? Un bel guaio. Non è una novità. Non ho chiamato l'assistente sociale. E lui mi sta rompendo. Pensaci tu. Avete un buon rapporto voi due. Forse se fossi meno fumato riusciresti a organizzare i tuoi appuntamenti. Prima che tu fumavi. Non puoi fare il paparino solo perché adesso sei passato allo champagne e ti vesti alla moda. Buonasera, signor Lesche. Tu c'era, ci mancavi solo tu. 15.000. Non me li hai saldati? Non ho soldi. Tutte balle, Lesche. Stasera hai venduto un paio di quadri, lo so. Lasciami in pace, non ho soldi e non avrai soldi. Togliti dai piedi. Nessuno ti ha chiuso mai quella boccaccia insolente, eh? Lascialo stare. Non hai insegnato le buone maniere a questo pidocchio, eh? Eh? Ma sei completamente impazzito! Lo sai in che razza di guaio ti sei cacciato? Eh? Sì! Vernissage, street art. Cucciera ha fatto un bagno nell'arte prima di fare un bagno nel porto. Dovrebbe essere morto da circa 8 ore. È morto annegato.
Può essere stato un incidente? È improbabile. Vede la ferita alla fronte? Sì. Prima è stato colpito con un corpo contundente. Successivamente, privo di sensi, è stato gettato in acqua. E che movente avrebbe avuto il mio cliente per uccidere il signor Cucera? Il signor Lesche ha un movente più che valido. Fino a poco tempo fa dipingeva graffiti per le strade. A voi non sfugge niente, eh? Questa è la richiesta di risarcimento per la pulizia di un Intercity. Cucera lavorava per una società di recupero crediti e doveva riscuotere 15.000 euro. Per questo motivo credo che Lesche abbia avuto con lui un'accesa discussione e quindi l'abbia colpito e poi gettato in acqua. Il mio cliente è in grado di fornire un alibi. Ho passato tutta la notte con la mia gallerista. Nel suo letto? Vuole sapere i particolari. Quindi la signora è la sua amante. Già. Gli alibi forniti dagli amanti sono poco credibili. Ma per ora ci scagiona, commissario. Verificherò il suo alibi con grande accuratezza, naturalmente. Fino ad allora la tratterrò in stato di fermo per timore di inquinamento delle prove. Ci vorrebbe una parete più ampia. E se lo mettessi più alto? Io lo metterei nell'altra parete. Questa qui? Sì, non ci sta male. Decisamente ci sta molto meglio. Buongiorno a tutti. Buongiorno, signor Matula. Ciao, Joseph. Che cos'è? Street art. Street art? Il municipio spende milioni per togliere questi scarabocchi dai muri. Magari lui ha anche sborsato dei bei soldoni. Joseph. L'artista è sospettato di omicidio. Non dirmelo. Lui sostiene di avere un alibi, ma io non credo granché a questo alibi. Sento odore di lavoro, bisogna verificare. Sì, ma lo farò personalmente. E io come pago l'affitto se fai tutto da solo? Non ti paura, c'è lavoro a sufficienza. La vittima lavorava per una ditta di recupero crediti. Ah, una specie di esattore. Di solito queste persone hanno molti nemici. Hai colto nel segno. Buongiorno, mi chiamo Matula, sono un investigatore privato. Lavoro per l'avvocato che rappresenta Manuel Lesche. Benish. Grazie. Sì. Può aspettare un momento? Sì, sì, ho buone notizie per lei, il versamento è arrivato ieri. No, completo. Le farò recapitare immediatamente i 6.000 euro. Ah, si figuri. Quindi proprio io dovrei aiutarla a salvare questo Lesche? Non lo trova strano? Voglio solo scoprire cos'è successo realmente. Tra l'altro mi dispiace per quello che è capitato al suo socio. Ingo non era solo il mio socio. Ingo era mio amico. Ingo Cucera aveva dei nemici. Lei converrà che faceva un lavoro che non aiuta a farsi degli amici. Naturalmente abbiamo spesso a che fare con clienti che non vogliono pagare. Noi viviamo di questo. Ma anche secondo me Manuel Lesche è il maggiore indiziato. Cosa la rende tanto sicuro? Già un'altra volta Lesche aveva aggredito Cucera in modo brutale. Forse stavolta è esagerato. C'è qualcun altro che avrebbe potuto commettere l'omicidio? No. Salve, signor Bonish. Dovrei discutere di alcune cose con lei. Di che si tratta? Se non le dispiace, vorrei discuterne a quattro occhi. Allora la prego di scusarmi. Laura, forse può aiutarla mia moglie se ha altre domande. Prego. Mi scusi. Fino a ieri Cucera era seduto a questa scrivania. Certe cose succedono in fretta. Ha notato qualcosa di insolito riguardo al signor Cucera ultimamente? Era cambiato? Aveva timori o preoccupazioni? Era come sempre. Lei sa come è morto? Crede che abbia sofferto? No, non credo. Arrivederci. Se quella è la sua macchina, le hanno appena fatto una multa. Grazie. Troppo tardi.
Ho verificato il suo alibi e in un primo momento la sua amante in effetti l'ha confermato. Ma dopo che le ho ricordato le conseguenze di una falsa testimonianza e la possibilità di essere complice in un omicidio, si è ricreduta e ha ammesso che il signor Leske non ha passato tutta la notte fra le sue braccia, ma che è arrivato molto tardi. Chissà, forse prima si trovava sul luogo del delitto. Con tutto il rispetto, signor commissario. Ha ragione, ero là. Cosa? Cucera voleva i soldi, mi ha provocato. Così l'ho colpito e sono scappato. È scappato dopo averlo gettato in acqua? Si sbaglia, non l'ho gettato in acqua. In questo caso si tratta al massimo di lesioni e non sono un motivo sufficiente per trattenere il signor Leske. Non dirà sul serio, vero, avvocato Lessing? Lei non ha nessuna prova che smentisca la versione del mio cliente. Io non credo alla sua versione e troverò le prove per accusarlo. Io non ho ammazzato Cucera, quando lo capirà questo? E allora per quale motivo si è procurato un alibi falso? Mi spiego meglio, se è vero che lei l'ha solamente colpito, perché non l'ha detto subito? Posso parlare un attimo con il mio cliente? Prego. Sarebbe stato meglio se avesse detto subito la verità. Se Petra avesse confermato la mia versione, ora sarei fuori dai pasticci. È lei il solo responsabile di questo pasticcio. Beh, il primo punto va alla polizia, il prossimo a noi. Signor Leske, qui non stiamo giocando a guardie e ladri. Quando lo capirà? Se non si gioca un po', la vita è di una noia insopportabile. Resta il fatto che io non ho ucciso Cucera. E allora perché si è procurato un alibi falso? È tanto difficile. Non volevo essere sospettato. Invece è questo che ha ottenuto. Gran bella idea. Io dovevo dire la verità. Lo so. Il commissario le ha fatto presente le conseguenze di una falsa testimonianza. A me ha detto che c'erano altri testimoni che avrebbero visto Manuel sulla scena del delitto. Mi giunge l'uomo. Allora il commissario mi ha teso un tranello. Non crede che possa avere un'antipatia personale nei confronti di Manuel, visto che usa metodi così poco ortodossi? Il commissario Zemmer ha un'antipatia per tutti i writers della Germania. Qualche anno fa ha inseguito e messo alle strette un giovane che poi, in preda al panico, è finito sotto una macchina. Il padre del ragazzo, un banchiere di Francoforte, gli ha fatto causa e l'ha vinta. E da allora il commissario Zemmer aspetta inutilmente la promozione a commissario capo. Un luogo che ispira, lontano dalla vita lussuosa di oggi. Poi ricorderà questa esperienza in modo diverso. Perché invece non mi ha raccontato che era venuto alle mani con Cucera già un'altra volta? Perché cancello dalla memoria gli eventi spiacevoli. Sembra non abbia ancora capito la serietà della sua situazione. Il suo caso è decisamente perfetto per il commissario Zemmer. Convincerà il procuratore a incolpare lei. Lei pensa che si arriverà al processo? Probabilmente sì. C'è qualcos'altro di cui finora non mi ha parlato? Cucera non l'ho colpito io. È stato mio fratello Richard. E perché si è assunto lei la responsabilità? Perché io sono il fratello maggiore. Ha solo me, i nostri genitori sono morti. E non sa ancora badare a se stesso. Ma non gli sarebbe capitato niente di drammatico per una semplice aggressione. Non è soltanto questo. Richard sta imitando i miei giorni selvaggi. Dipinge treni, ruba colori e anche le auto. Ha già una condanna con la condizionale. E lei teme che l'accaduto possa costargli la condizionale? Esatto. Richard non reggerebbe il carcere. Comunque sarebbe un testimone importante. Non voglio coinvolgerlo. Questo sarà difficile. Sa dove si trova adesso? La testimonianza di suo fratello è la sua unica chance. Farò tutto il possibile perché non perda la condizionale. Forse ha cercato rifugio dai suoi amici. Dipingono treni al deposito. Ehi, ragazzi! Oh!
Chi ti ha conciato in questo modo? Un tesoro di ragazzo amico del fratello del tuo famoso artista di strada. Ma io ti avevo avvertito che erano ragazzi estremamente diffidenti. Già, si impara sempre qualcosa. Guarda qua. Che cos'è? Questo è il tag di Manuel Leschi. E cos'è il tag? Questa è la sua firma. Se la mostri ai ragazzi parleranno con te. E perché non me l'hai data prima? Perché sostenevi che un paio di ragazzotti matti te li saresti mangiati a colazione. Ora statemi a sentire, ragazzi. Non sono della polizia ferroviaria. Ho qui qualcosa per Richard Leschi. Chi sei tu? Che cosa vuoi? Lavoro per l'avvocato di tuo fratello. Deve parlare con te. Sì, ma senza sbirri. Vediamoci allo studio. Ci saremo solo l'avvocato e io. Sì, va bene. Allora, alle 10 allo studio? A quell'ora ho da fare. Va bene, a che ora ti svegli? A mezzogiorno. Facciamo domani a 1. Ci vediamo. Doveva essere qui a 1, sono già le 2:30, ci avrà ripensato. Marcus, per uno come lui, l'ora di un appuntamento è una pura formalità. Dottor Lessing, è arrivato il suo ospite. Ehi! Ehi! La tua nottata si è allungata ancora? In un certo senso. Posso avere qualcosa da bere, bella signora? Ma certo, tè, caffè, acqua. Tutto troppo sano. Forse riesco a trovare una bibita. Se non c'è di meglio. Veniamo subito al sodo, signor Leschi. Signor Leschi, mi suona strano. Come vuole che la chiami. No, signor Leschi va bene, è figo. Devi solo confermare la dichiarazione di tuo fratello. Dagli sbirri. No. Registreremo qui una testimonianza autenticata. E io la consegnerò al pubblico ministero. Tuo fratello dice che sei stato tu a colpire Cucera. Sì, quel tipo mi offendeva, così ho dovuto metterlo a posto. Con cosa l'ha colpito? Con la mia mazza. E poi? Poi siamo scappati. E dove? Io mi sono incontrato con degli amici, ma Manuel non so dove è andato. Con questa testimonianza lei rischia di perdere la sospensione della pena. Farò di tutto per evitarlo, ma non lo posso escludere. Chi se ne importa? Mio fratello ha bisogno di me. Purtroppo c'è un precedente. Agli atti risulta che il signor Leschi era già venuto in altre occasioni alle mani con la vittima. Ciò dimostra la sua tendenza alla violenza. Chi picchia non diventa necessariamente assassino. Inoltre, non sono stato io quella sera a colpire Cucera. È stato mio fratello minore Richard. Ah, così questa è l'ultima versione. Il signor Leschi ogni volta ne presenta una nuova. Ho qui una testimonianza autenticata di Richard Leschi, fratello dell'imputato, che conferma quanto sostenuto dal mio cliente. Perché non l'ha dichiarato subito, signor Leschi? Perché mio fratello è in libertà condizionata. Quella sera c'era l'inaugurazione della sua prima mostra personale, vero? Sì. Nel frattempo sono andato a visitarla. Lavori notevoli. Non so cosa c'entrino gli scarabocchi del signor Leschi col caso. Io sì. Anche il commissario Semmar ha un precedente, anche questo agli atti. E penso che dia agli artisti di strada. Sì, gli artisti. La colpa della sua mancata promozione. Il fatto a cui lei fa riferimento, avvocato Lessing, mi è noto, naturalmente. Nel frattempo, lei sarebbe disposto a pagare la polizia dell'Intercity? Motivo del litigio fra lei e la vittima, il signor Cucera? Certo che è disposto. Sì, ho capito. D'accordo. Ehi, fratello. Ciao. Grazie per la testimonianza. Grande, per coprirmi sei andato dentro. Dai. Joseph Matula. Manuel Leschi.
Allora, tutto a posto? Tutto alla grande, mangio anche tanta frutta, la verdura e mi lavo sempre i dentini prima di andare a dormire. Sei stato dall'assistente sociale mercoledì? Sì, che ci sono stato. Allora, cosa dice? Che non importa se ho saltato l'ultimo appuntamento, ma ha parlato dei soliti problemi a proposito della fissa dimora. Questo è tutto, non so altro. Che genere di problemi? Non so, non stavo mica a sentire. Avresti dovuto farlo. E cerca di evitare di fare cose illegali finché sei in regime di libertà condizionata. Sì, ha ragione. Cerca di rigare dritto. Mi state veramente rompendo. Accidenti, non sono mica più un bambino. Grazie. Siamo stati fortunati ad avere un giudice tollerante e amante dell'arte moderna. Ma per il commissario il colpevole continua ad essere lei. Indagherà a 360 gradi. Non fosse altro che per rifarsi della brutta figura. Fossi in voi, penserei intensamente a qualche particolare che potreste aver notato la notte dell'omicidio. Ogni singolo dettaglio è utile. Quando sono scappato ho notato che c'era una macchina. Che macchina? Un vecchio cabriolet, come nei vecchi film. E io so già chi guida una macchina del genere. Vieni, noi intanto andiamo a festeggiare. Arrivederci. Ciao. Andiamo a rimediare un po' d'erba per la festa. Non se ne parla. Dai, non fare il fratello maggiore. C'è aria di maremoto, Ciccio. Buon divertimento. Ciao. Sabine, aspetta un momento. Che c'è? Qualcosa non va? Buongiorno. Signor Benish, avrei ancora una domanda. Sì, prego. Si trovava al porto la sera e all'ora del delitto? Cosa le viene in mente? Qualcuno ha visto la sua macchina. Sì, ero andato a cercarlo. Non mi avevi detto niente. Ero preoccupato per Ingo, visto che Lesche lo aveva già aggredito una volta. Quindi la sera dell'omicidio lei ha incontrato il suo socio? No, l'ho cercato nella galleria, ma visto che non c'era più, l'ho cercato lì intorno. E? Non l'ho trovato e me ne sono tornato a casa. Per caso lei sospetta di me? Cerco di capire quello che è successo quella notte, niente di più, niente di meno. Ingo, sul lavoro, era una specie di lupo solitario e non era la prima volta che si cacciava nei pasticci. Ed ero sempre io a tirarlo fuori dai guai. Se Benish si trovava nei pressi del porto all'ora del delitto, anche lui diventa un sospettato. Ma Benish, almeno per il momento, non aveva un movente per uccidere il suo socio e amico. La spiegazione per la sua presenza al porto ti sembra plausibile? Hai mai pensato che potrebbe essere stato il piccolo a farlo fuori? È tornato indietro e ha gettato Cucera privo di sensi in acqua, in modo che una denuncia per aggressione non compromettesse la sua libertà condizionata. Certo che ci ho pensato. Ma non mi sembra il tipo da omicidio a sangue freddo. Giusto, neanche a me. Avvocato Lessing, Sabine Cramp. Buongiorno. Buongiorno. È bene che ascolti la sua deposizione. Mi racconti che cosa ha visto, signorina? Ma le ho già raccontato tutto. Lo ripeta di nuovo all'avvocato Lessing, per favore. Allora, Richard, il fratello minore di Manuel, l'altro ieri sera ha colpito qualcuno al porto. Dopodiché lui e Manuel sono scappati in direzioni diverse. Ma Manuel Lesche poi è tornato indietro e ha gettato in acqua l'uomo privo di sensi. Grazie, signorina Cramp. Aspetti un momento. Vorrei farle una domanda. Come mai è stata testimone dell'accaduto? Cosa faceva a quell'ora al porto est? Ci avevo accompagnato Manuel Lesche. Avevamo appena litigato e per calmarmi ho fumato una sigaretta in auto. Per questo ho visto cosa è successo. Contento? Ho ancora bisogno di lei per firmare il verbale. No, Sabine non può averlo detto. Non capisco perché. Potrebbe essere che era troppo sicuro che una delle sue donne la appoggiasse incondizionatamente. Non ho gettato io Cucera in acqua. Quella vuole incastrarmi. Perché dovrebbe farlo? Quella sera abbiamo litigato. Che genere di lite? Sabine ed io siamo amici da un'eternità. Che significa? Siete una coppia? Beh, lo siamo stati.
C'è stato un periodo in cui non si combinava nulla e noi volevamo andare a New York. Ma da quando la mia pittura va così bene e Petra ha deciso di occuparsi delle mie mostre, ho cambiato i miei piani. Sabina Kremp quindi crede che per lei la sua carriera e la sua gallerista siano più importanti. Non me lo sarei mai aspettato. Quella la conosco. È Sabina Kremp, la testimone che dice di aver visto l'esca che gettava Kuchera in acqua. Era negli uffici di Kuchera. Sembrava che avesse qualcosa di molto urgente da discutere con Burnish. Certo che è una coincidenza singolare. Cosa c'entra Sabine Kremp col socio di Kuchera? E soprattutto, perché fa la sua testimonianza solo ora? Mi dovrò occupare di lei. C'è un altro problema. Il giovane Leske ha bisogno subito di una fissa dimora se non vuole essere arrestato. Sentirò in giro. Beh, il tuo appartamento è grande abbastanza. Il mio appartamento? È solo per qualche giorno. Sì, ma il tuo appartamento è grande almeno quanto il mio. Beh, sono fermamente convinto che starebbe più a suo agio da te. Sì. Ho delle brutte notizie, figliolo. Sono bravo a incassare. Tuo fratello è di nuovo in prigione. Perché? Cos'è successo? Perché una testimone l'ha accusato e tu rischi la stessa sorte, visto che non hai una fissa dimora. Ma io ce l'ho, questa carretta, vedi? Questa non è una fissa dimora, per il semplice motivo che ha le ruote e può essere spostata. Quindi raccatta un po' di roba. Ho una bella casa per te. Ehi, a me non mi impone niente nessuno. Dì, vuoi che ti aiuti o no? Allora... Manuel Leske è stato arrestato. Ah, sì? Pensavo le interessasse. Non ho più voglia di occuparmi delle sue fughe e delle sue nevrosi. Le assicuro che sono stufa. Dopo tutto quello che ho fatto per la sua carriera, lui per ringraziarmi che cosa ha fatto? Si è incontrato con altre donne alle mie spalle. Con Manuel Leske io ho chiuso. Un goccio? No, grazie, devo lavorare. Ricorda se un certo Burnish, la sera del delitto, ha chiesto del suo socio Ingo Kuchera? Sì, sì, me lo ricordo. Era un tizio senza invito ed era anche molto insistente. Fino a che punto insistente? Ha cercato di convincermi fino a quando non l'ho fatto entrare anche senza biglietto. Doveva parlare urgentemente col suo socio. Sembrava molto preoccupato. E lo ha incontrato? No, credo fosse già andato via. Grazie. Il nome Sabine Kremp le dice qualcosa? No, dovrei conoscerla. Arrivederci. Arrivederci. Accidenti. Per dormirci va bene? Perfetto. Dischi in vinile. Non li ascolta più nessuno. Oggi è in l'MP3. Sta attento a come li maneggi, sono introvabili. Joe Cocker. È contemporaneo di Mozart? E chi è Mozart? No, no, bello mio. Niente droghe. Ma anche tu ti stai drogando, mi pare. Non voglio che si fumi erba o altra roba in casa mia, chiaro? Di un po'. Non credi che Sabine Kremp possa dire la verità quando dice che tuo fratello è tornato indietro da Kuchera? Se pensi davvero che mio fratello sia un assassino, allora me ne vado immediatamente. No, no, sta calmo, era solo una domanda. D'ora in poi partecipo anch'io alle indagini, così finalmente si risolverà il caso. Ah, sì? Non può mica rimanere dentro per sempre, Manuel. Mm-hmm. Arrivederci, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, è qui che vuole aprire il suo negozio di abbigliamento? Molto elegante. Come mai conosce i miei progetti? Vuole dirmi il suo nome? Oh, mi scusi. Il mio nome è Matula, investigatore privato. Lavoro per l'avvocato che rappresenta Manuel Lesche. Ah, e che cosa vuole da me? Impedirle di fare una stupidaggine. So badare a me stessa abbastanza bene. Aveva litigato con Manuel Lesche. Era molto delusa. Forse in preda alla rabbia ha dato una testimonianza falsa per fargliela pagare. Non ho mai pensato di accusare Manuel per vendetta. Se vuole è ancora in tempo per dire la verità. Io l'ho già detta la verità. Io ho dovuto lottare con me stessa per certo, farlo. Certo, perché Manuel è un suo buon amico, vero? Si tratta di omicidio. E non posso coprire un assassino. È naturale, sì. Lei ha ragione. Ah, c'è una cosa che vorrei sapere. Come mai l'altro giorno era nell'ufficio di Burnish? Quando ci siamo incontrati l'ultima volta, doveva discutere qualcosa di urgente con lui. Perché? Importante? È tutto importante per risolvere un omicidio. Io volevo che riscuotessi un mio credito. Ah. Arrivederci. Ah, signor Burnish, può dedicarmi un momento? Sì, ma solo un momento. Devo andare da un cliente che non vuole pagare. In realtà questo è un lavoro che non fa per me. Prima l'ha sempre fatto Ingo. Era lui l'uomo d'azione. Voi eravate una squadra perfetta. Sì, già, era proprio così. L'ultima volta che sono stato qui, Sabine Kremp voleva parlare urgentemente con lei. Può dirmi per quale motivo? Ha dei vecchi crediti e si è informata se potevamo incassarli noi per lei. Fin qui ci arrivavo anche da solo, perché se no uno va da un recupero crediti. Bella macchina. Ma Sabine Kremp ha qualcosa a che fare con l'omicidio del mio amico Ingo? Aveva un movente? Non è possibile, hai fatto fuori tutta la birra. Ce n'erano soltanto due. Ah, ma certo, perché le altre te le eri già scolate prima. Cosa dovrei fare tutto il giorno? Non posso fumare, così mi sono buttato sulle droghe legali. Potresti allenarti un po', non ti farebbe male. Non fa per me. Hai detto che volevi indagare, giusto? Sì. Potresti tenere d'occhio la sede del recupero crediti Burnish. Sai com'è noioso. Secondo me la soluzione al nostro caso si trova proprio in quel recupero crediti. Bisogna solo osservare attentamente chi entra e chi esce. Se non avessi tanto da fare, lo farei personalmente. Se la Kremp conferma la sua deposizione, le cose si mettono male. Deve assolutamente convincerla a dire la verità. Per farlo dovrei saperne di più. In che modo posso metterla sotto pressione? In questo momento ha dei progetti. Sta per aprire una boutique al porto. È tanto che cerca un negozio. Da sempre vuole vendere vestiti disegnati da lei. E dice che il porto ha il feng shui perfetto per quello. Ma non ce l'ha mai fatta. E perché non c'è mai riuscita? Perché il padrone non vuole affittarle il locale. Perché non vuole darglielo? Ha precedenti penali? No, questo no. L'ha conosciuta, è un tipo strano. Un padrone di casa ha un'altra immagine di una donna d'affari. Per questo lei voleva tanto trasferirsi a New York. E Richard come sta? Bene, a quanto ne so. Meno male che adesso abita dal suo collaboratore. Almeno lì non farà tante stupidaggini. A volte può diventare violento e aggressivo. Penso che Matula si prenda bene cura di lui. Grazie. Ah, ha fatto visita al suo cliente? No. Ci sto andando a parlare, c'è una cosa poco chiara. Posso sapere anch'io di che si tratta? Sì. Abbiamo trovato delle fibre di lana sotto le unghie di Kuchera, probabilmente un pullover di cashmere verde. Ho controllato il guardaroba del suo cliente e nessun indumento corrisponde. Non gioisca troppo presto. Sappiamo che deve ancora ritirare dei vestiti dalla tintoria.
Al suo vernissage non indossava un pullover, ma una giacca con una t-shirt. Me lo ricordo bene. Forse l'ha indossato dopo, era una serata fresca. Matula. Ah. Da quando sono rientrato non ho fatto che pulire le tue sozzerie e sono stufo. Che significa che al recupero crediti c'è del movimento? No, tu non fai proprio un bel niente, mio caro. Sto già uscendo. Ah, finalmente. Allora, poco fa ha ritirato delle foto dietro l'angolo. Poi è arrivato il suo tipo e lei voleva evitare a tutti i costi che vedesse le foto. Sarebbe interessante sapere cosa mostrano quelle foto. Ma come si fa ad arrivarci? Ma che investigatore sei? Oh. Ehi! La mia borsa! Che razza di idiota! Stia tranquilla, signora Burnish. Ho visto cos'è successo. Ci penso io. Dì, ma sei impazzito. Così ci metterai nei guai. Ciccio, volevi vederle anche tu. Quindi non rompere. Non sembrano un granché. Sono fotografie scottanti. Lei non immagina la paura che ho avuto. Il ladro purtroppo mi è scappato, ma la sua borsa è qui. Grazie. Spero ci sia tutto, dia un'occhiata. Queste sono cadute dalla borsa. Grazie. Grazie. Eravate molto intimi, lei e Cucera? Era diverso da mio marito. Al suo fianco mi sentivo nuovamente viva. Durava da molto la relazione? Da 3 mesi. Non era solo una relazione. Ci amavamo veramente. Suo marito lo sapeva? No. Non sapeva niente. E non dovrà mai saperlo. È terribilmente geloso. Il caso è finalmente risolto. Non funziona così in fretta. Sto morendo di fame. Andiamo a mangiare un hamburger. Un hamburger? Basta porcherie. Ti cucino la mia specialissima pasta. Sai, come investigatore sei una forza, ma la tua specialissima pasta è davvero tremenda. La mia pasta tremenda. Se Gerard Burnish sapeva della storia tra sua moglie e Cucera, allora anche lui avrebbe un movente. Sua moglie è sicurissima che non era al corrente. Bisognerebbe cercare di affrontare con lui la questione con molto tatto. Io non sono il tipo da molto tatto, è meglio se lo fai tu, eh? Va bene. Quello che mi chiedo invece è perché la Cramp adesso ottiene un contratto d'affitto da un proprietario che prima la considerava troppo alternativa e poco seria. La domanda è legittima. La Cramp per me resta comunque uno dei sospettati. Si trovava, dice casualmente, sul luogo del delitto e aveva la possibilità di gettare Cucera in acqua. Ma quale sarebbe il movente? Forse fra la Cramp e Cucera c'è un collegamento che noi ancora non conosciamo. A proposito, vai d'accordo con il giovane Lesche? Giudica tu stesso, guardati in giro. Un casinista che si sveglia alle 3 del pomeriggio e soprattutto si scola la mia birra. Ma allora siete una coppia perfetta. Un altro commento così è distetto. Sì, sì.
Riscopri il gusto vivo di Ferrara. Signor Burnish, ho riflettuto a lungo se parlarle di questa faccenda, visto che probabilmente non è vero. Ma davvero vorrei che ogni dubbio fosse eliminato. Detta così, sembra una questione molto scottante. Durante le mie indagini ho incontrato un testimone molto poco credibile, vorrei sottolineare. Il suo testimone ha anche un nome? Non vorrei farlo. Il testimone sostiene che il suo socio e amico Cucera era un noto Don Giovanni incallito e che aveva una relazione anche con sua moglie. È assolutamente falso. Mia moglie non mi tradirebbe mai. Quindi, il suo scopo era scoprire se avevo un movente per uccidere Ingo. Con questo il mio dubbio è stato chiarito. Si tratta di un tema delicato. Una domanda del genere, se tra voi non ci fosse stata una fiducia assoluta, avrebbe potuto dare luogo a una reazione violenta di gelosia. Una reazione violenta di gelosia avrei potuto averla quando ero molto giovane, ma è passato molto tempo. Allora, mi scusi, sono felice che abbiamo chiarito la questione. Arrivederci. Arrivederci. Prima il padrone dello stabile non voleva affittarle il negozio perché non si fidava di lei. Ora invece ha il contratto in tasca. Non è strano? E cosa ci trova di strano? Ci deve essere un motivo valido che ha fatto cambiare idea al proprietario. L'ha fatto innamorare di lei o l'ha ricattato? Nessuno dei due. Un buon amico ha garantito per me. E io le dovrei credere? È un problema suo. E chi è questo buon amico? Sa una cosa? Lei non ha il diritto di farmi tutte queste domande. D'ora in poi non le dirò più niente. Se non ha nulla da nascondere, me lo può dire il nome del suo buon amico. Le chiedo di lasciare subito il mio negozio. Aveva già conosciuto Cucera in precedenza? Le ho chiesto di lasciare subito il mio negozio. Come vuole. Avrei voluto tenere la polizia fuori da questa storia. Ma ora le conviene prepararsi a rispondere al commissario Zemmar, che le chiederà le stesse cose. Al suo posto, signor Matula, ci penserei bene. Per quale ragione? Se continuate a mettermi sotto pressione, racconterò tutto. Lo dica al signor Lis, che lui vi spiegherà. Mi dispiace. Il mio collaboratore ha tentato di tutto, ma la Cramp conferma la sua deposizione. Non è dura come sembra. Basta fare la voce grossa e crolla subito. È esattamente ciò che ha fatto Matula. E allora lei gli ha risposto che se continuava raccontava tutto. E mi ha detto anche di dirglielo. Cosa intendeva con questo? Dica subito al signor Matula di lasciarla in pace. E perché? Lei glielo dica e basta. Significa che per lei c'è qualcosa di peggio che andare in galera per omicidio? Se decide di farsi condannare da un tribunale per un reato che non ha commesso, vorrei almeno saperne il motivo. Dopo la mia ultima azione ho tradito i miei compagni. Ho comprato la mia libertà. Se si viene a sapere, non posso più farmi vedere in giro. Sono finito. E per mio fratello crolla il mondo. Io spero che Riccardo non venga mai a sapere la verità riguardo suo fratello. Perderebbe il suo ultimo appiglio, sarebbe una vera catastrofe. In questo momento anche te. C'è qualcosa che non quadra. Per me la Cramp nasconde qualcosa. Forse riusciamo a risolvere il caso in un altro modo, senza rischiare che la Cramp racconti tutto. E come? E non lo so. E non so neanche cosa pensare di Burnish. Con me è stato di una calma olimpica. E con te la moglie, invece, dice che è pazzo di gelosia. Scusi, avvocato, io vado. Ho un appuntamento dal dentista. Povera Helga, di nuovo. Salve. Arrivederci, Helga. Cosa ci farai ora con la street art? Se lo sapessi. E perché Manuel è ancora in prigione? Non è semplice tirarlo fuori. Non ci credo che non riusciate a smontare le calunnie della testimone che accusa mio fratello. Ti ho detto che non è una cosa così semplice tirarlo fuori. Dai, per me sarà uno scherzo farlo. Tu non farai un bel niente. Però puoi riordinare e togliere la tua sporcizia. Quale sporcizia? Cos'è, sei cieco? Non lo vedi? Per esempio, tutte queste patatine sui miei dischi. Non danno fastidio. A me danno fastidio. E poi mi sono rotto di farti da governante, ragazzino. No, sono io che mi sono rotto. Cos'hai da dire? Il servizio non ti piace? Che stai facendo? Torno a casa mia. Ah, davvero?
Se hai deciso di andare in prigione, fa pure. È un problema mio, non credi? È l'arma del delitto? È molto probabile. Allora so dove cercare. Ho bisogno di parlarle, avvocato. Di che si tratta? Stamattina ho trovato questo nell'immondizia. Prego, si accomodi. Signor Zebba, sa dove posso trovare Richard Leske? Da me non c'è. Forse è ritornato nella sua roulotte. Ci sono già stato. Ma mi è scappato. Perché gli vuole parlare? Sabine Kremp è stata uccisa. E suppongo che Richard abbia cercato di convincerla con la forza a ritrattare le accuse. Ha delle prove di questo? L'arma del delitto è la sua mazza da baseball. Quindi le do un buon consiglio. Se si fa vivo con lei, mi avverta subito, chiaro? Sono io, ti volevo... Un momento, ti richiamo subito. La polizia mi sta cercando. Zemmer è già stato qui. Hai qualcosa a che fare con l'omicidio di Sabine Kremp? Ah, no. No, ma? Sono stato da lei, l'ho fatto per metterla un po' sotto pressione. So già cosa viene adesso. Ti ha raccontato cose brutte su tuo fratello e tu non ci hai visto più, è così? No, non l'ha fatto. Cosa avrebbe dovuto raccontare? Non ho neanche potuto parlarle. Il tipo del recupero crediti era là e stavano litigando. Che cosa dicevano? Non lo so. Io ho cercato di ascoltare, ma... lui mi ha scoperto e sono dovuto scappare. La polizia dice che la tua mazza da baseball è l'arma del delitto. Spavesciata là. Non l'ho ammazzata io davvero. Io ti credo, Richard. Però ti devi subito costituire. Io devo consegnarmi alla polizia. È la tua unica possibilità di uscire da questo pasticcio. D'accordo, se lo dici tu. Sì, lo dico. Marcus, sono sempre io. Prima è venuto a trovarmi il commissario Zemmer. E poco dopo è arrivato il ragazzo. E adesso andiamo insieme alla polizia. Richard, possiamo andare? Richard? Recupero crediti Bellish. L'indirizzo è Taunus Allee 8. Lo dirò personalmente al commissario Zemmer. La prego di sbrigarsi. Grazie. Riprova a chiamare Benish. Spero che il ragazzo non faccia stupidaggini con la mia pistola. Lo spero anch'io. Benish non risponde. A proposito, in quella busta cosa c'è? C'è la prova che cercavamo. Thank you.
Richard! Figliolo! L'ho preso, mi ha sparato. Figo, no? Sta zitto. Non devi parlare adesso. Tieni duro. Sta arrivando l'ambulanza. Mi dispiace se ti ho coinvolto in questo schifo, che è la mia vita. Questa era l'ultima volta. Sì, va bene. Ho sparato per legittima difesa. Mi sono sentito minacciato. Non le credo, signor Benish. Il ragazzo ha un'arma. Ho pensato che fosse drogato, che volesse... Guardi, bastardo! Gli hai sparato sangue freddo! Solo perché il ragazzo voleva sapere la verità! Bastardo. Che sta succedendo? Lasciami! Commissario, è legittima difesa. Dov'è la pistola? Qui. Prendi. Signor Benish, lei è un assassino. Questo pullover me lo ha dato sua moglie. Lei lo indossava la notte in cui Kuchera è stato ammazzato. Sua moglie si è stupita che lo avesse gettato nella spazzatura, visto che era stato appena comperato. Lei ha detto che Kuchera aveva delle fibre di lana cashmere sotto le unghie, esatto? Sì. E allora porti questo in laboratorio. Richard, andrà tutto bene. Non ha niente da dire, signor Benish. Signor Benish. Sì. Ingo, il mio amico, il mio socio, aveva scelto proprio quel giorno per dirmi che lui aveva deciso di vendere la sua quota dell'azienda, il che mi avrebbe messo in difficoltà economiche. E mi ha anche detto chiaro e tondo a cosa gli servivano i soldi. Ingo e mia moglie si amavano e volevano ricominciare da qualche parte. Io non so dove, una nuova vita. Cosa che evidentemente lei non accettava. Mi sono sentito come se qualcuno mi avesse scuoiato vivo. Ingo e io siamo sempre stati amici, legati. Per questo quella sera volevo parlare di nuovo con lui e quando l'ho visto per terra, privo di sensi, sulla banchina, sono stato accecato dalla gelosia e l'ho spinto, l'ho gettato in acqua. Quello è il primo omicidio. Com'è andata con Sabine Kremp? Sabine la ricattava. Sabine era al porto e ha visto mentre spingevo Ingo in acqua e ha minacciato di dire tutto alla polizia e così ho dovuto comprare il suo silenzio con la garanzia per l'affitto della boutique. Capisco. Quindi era tutto a posto. Allora perché ha ammazzato la signorina Kremp? Perché Sabine era fragile di nervi. Avevo paura che perdesse il controllo e che raccontasse tutto e non potevo permettermelo. Perciò la mazza da baseball che ha lasciato il ragazzo è capitata a proposito. Buonasera. Buonasera. Ancora grazie di tutto. Ho fatto solo il mio lavoro. E grazie anche a lei. Non ecco c'è il suo taxi. Posso andare da Richard? Credo di sì. Vuole andare da lui subito? Sì, vorrei andarci adesso. Ma cerchi di non farlo stancare, ha bisogno di riposo. Va bene. E ancora grazie. Buona fortuna. Arrivederci. Bene, andiamo. Ma tu guarda qua. Se non fossi matematicamente certo che non può essere stato lui, il piccolo Richard passerebbe un bel guaio. Già, i figli, ahimè, o sono malati o fanno delle grandi stupidaggini. Non vuoi comprare la mia macchina? Tu paghi volentieri per quest'arte. Qua è l'appartamento grande. Mettilo vicino al quadro. Quel quadro mi serve come divisorio.